Noi abbiamo la necessità, anche in psichiatria, di studiare la distribuzione e le determinanti degli eventi che sono connessi alla salute in questo caso mentale, in specifiche popolazioni. E quindi abbiamo la necessità di quantificare i disturbi. Questo è un esempio per tutti, riguarda la depressione. Quindi obiettivi di uno studio epidemiologico, questo è un problema di ordine metodologico, l'epidemiologia descrittiva, l'epidemiologia analitica, che cosa descrive questo, come si raccolgono i dati. Questo è importante perché alcune, per esempio, delle domande che voi avete fatto sul genere rispondono a queste caratteristiche, cioè è solo applicando un metodo scientifico che poi riusciamo a comprendere meglio alcuni aspetti legati alla espressività delle patologie. Quindi l'epidemiologia va da una pura e semplice descrittiva dei fenomeni all'individuazione dei fattori di rischio e alla prognosi in modo più analitico. E allora analizziamo la prevalenza e l'incidenza. Sono concetti che conoscete molto bene, cioè nel primo caso il rapporto fra il numero di casi che presentano una determinata caratteristica in una data popolazione e la popolazione totale in un dato intervallo di tempo. Questo è un intervallo di tempo che noi scegliamo in modo arbitrario, può essere lifetime, può essere annuale e via dicendo. E poi l'incidenza. L'incidenza è la proporzione di nuovi casi registrati con una data caratteristica verificatesi in un determinato intervallo di tempo. Questi sono i termini epidemiologici in medicina, che sono esattamente sovrapponibili poi a quello che noi vediamo in psichiatria. Rapporto fra prevalenza e incidenza, vedere la durata e l'incidenza di una malattia. Quindi sono le considerazioni che conosciamo e che vengono dalla medicina su cui non mi soffermo. Valutiamo sempre il rischio, i fattori determinanti, i fattori predittivi, protettivi quando si valuta una patologia. Il rischio è il rapporto fra il numero di individui che hanno contratto una determinata malattia in un determinato intervallo di tempo e la totalità degli individui esposti ad un ipotizzato fattore di rischio, cioè la probabilità che un individuo esposto a un fattore di rischio per un certo periodo di tempo contragga la malattia. Poi abbiamo delle entità che sono correlate a variazioni positive nella frequenza della malattia, i fattori determinanti. E infine i fattori protettivi, cioè entità correlate a variazioni negative nella frequenza della malattia. Un esempio per tutti è quello della depressione. Ripeto, è chiaro, prendiamo un esempio per tutti, che cambia a seconda dei periodi storici, a seconda degli eventi di vita. Pur essendo un fenomeno ubiquitario, dobbiamo scegliere una entità di malattia, un livello soglia, un'intensità della sintomatologia per poter fare un'analisi epidemiologica. Un'analisi che risenta anche della genetica e risenta soprattutto dei criteri diagnostici che noi andiamo ad adottare. E allora vedremo come la prevalenza lifetime, per esempio, di depressione maggiore secondo il DSM, di cui parleremo fra poco, nello studio ECA del 4%, nello studio invece della National Comorbidity Survey del 17%. Guardate che differenza importante. E questo è rapporto a che cosa? Al metodo, al criterio nosografico che si adotta, che sia eccessivo, che sia troppo estensivo, che sia troppo restrittivo. La prevalenza attuale, anche in questo caso, guardate, vari studi che mettono a confronto i dati di prevalenza attuale, che sono diversi proprio in rapporto al sistema categoriale o meno che si utilizza nella classificazione dei disturbi depressivi. Questo è un esempio per tutti, anche in Italia, la prevalenza a 6 mesi, la distribuzione fra i due sessi. Come vedete, c'è sempre una prevalenza, come vi dicevo, nel rapporto maschio-femmina a favore, si fa per dire in questo caso a favore della femmina, nel senso che è più colpito il sesso femminile. La prevalenza, vedete, è del 7-8%, ma i dati non sono particolarmente rilevanti perché dipende proprio dal sistema nosografico che si viene ad adottare. E allora, sistema nosografico è nosografia, e nosografia significa descrizione della malattia. Questo è il punto fondamentale. In medicina il termine nosografia è usato in modo intercambiabile con il termine di nosologia, branca della scienza medica che tratta la classificazione delle malattie. La nosografia psichiatrica comprende che cosa? Quindi comprende la descrittiva, la fenomenologia, la psicopatologia. La nosologia invece si occupa strettamente dei sistemi classificatori. Ecco.
in realtà si usano spesso in modo indifferente gli uni agli altri. Allora, il problema è che noi abbiamo due modi per valutare le nostre, per classificare le nostre patologie. L'approccio strettamente categoriale, cioè nel senso che vengono dati determinati criteri per cui sono piuttosto rigidi, delle categorie chiare e nette, distinte le une dalle altre, per cui un soggetto risponde ad una diagnosi se per esempio presenta un sintomo più altri 3 o 4 di una certa categoria. E quindi riusciamo a isolare una categoria nosografica in modo chiaro e netto. Questo è un grande vantaggio, mi permette di avere quindi un linguaggio comune con altre persone, con altre figure, di isolare una patologia dall'altra. Ma lo svantaggio qual è? Di fatto che nella pratica clinica spesso le patologie sfumano le une nelle altre, esistono delle zone bianche e delle zone nere, ma esistono anche delle aree grigie, quindi è necessario poi riuscire a vedere le cose in termini appunto dimensionali, in termini cioè di sintomi sostanzialmente, in cui si manifesta l'emozione, il comportamento. Per cui l'approccio categoriale che isola le singole categorie è molto utile, indubbiamente. Ma quando poi andiamo, per esempio, a somministrare una terapia e dobbiamo personalizzare l'approccio terapeutico, allora l'approccio dimensionale ci viene in qualche misura più utile. Perché? Ma perché l'approccio categoriale consente di includere casi in uno studio maggiormente distinti se si applicano criteri restrittivi, quindi è molto utile. Però gli steccati sappiamo poi nella pratica clinica non avere sempre questi grandi vantaggi, proprio perché spesso una patologia sfuma nell'altra, oppure ci sono degli aspetti dimensionali che permettono la valutazione di un individuo nella sua complessità e permette l'approccio dimensionale di rilevare dei fenomeni che immediatamente non compaiono. Quindi è evidente che noi nella nostra pratica clinica oscilliamo fra l'approccio categoriale, schizofrenia, bene, chiara, e l'approccio dimensionale. Ma che sintomi ha questa persona? Ma ha più allucinazioni? Di che tipo? Ma c'ha quelle di tipo visivo? Ah, caspita, però nella schizofrenia ci sono più allucinazioni di tipo uditivo. Allora come mai? Valorizziamo l'aspetto dimensionale. Dove rientra il paziente? In quale categoria diagnostica rientra? Quindi, come vedete, oscilliamo fra i due approcci. Bisogna conoscerli entrambi. Approccio categoriale da un lato perché è comodo, ma l'approccio dimensionale che è quello più focalizzato sui singoli sintomi, sull'espressività di alcune singole dimensioni comportamentali e che ci sono poi utili per individualizzare anche il trattamento di quella persona. Nei nostri sistemi classificatori noi utilizziamo dei nostri sistemi, utilizziamo l'ICD, che è la classificazione internazionale delle malattie, prevalentemente di marca europea, e il manuale diagnostico statistico di marca statunitense. Ora, il manuale diagnostico statistico è stato spesso accusato di essere troppo classificatorio su base descrittiva, e che noi abbiamo adottato a livello internazionale in modo spesso acritico. In effetti, in parte è così, ma non dobbiamo dimenticarci che il manuale diagnostico e statistico nacque negli anni 80 da una task force americana che era stata creata per identificare delle unità, diciamo, categoriali nella patologia psichiatrica militare. Poi da lì invece è stato adottato questo sistema ed esteso a tutta la psichiatria. Che vantaggio ha il manuale diagnostico statistico? Beh, ha il vantaggio di parlare un linguaggio comune. Finalmente, ecco che se io parlo di disturbo delirante, io so di che cosa sto parlando, ma anche il mio collega tedesco, sovietico, francese, statunitense sanno di cosa sto parlando. Fino agli anni 80 così non era. Il concetto di paranoia in Italia non era il concetto di paranoia secondo la psichiatria tedesca o americana. Finalmente dal 1980 si è adottato un linguaggio comune. Certo, mutati e mutanti sono cambiate molte cose, alcune sono rimaste invariate e siamo arrivati all'edizione DSM-5 di 5-6 anni fa. Però finalmente abbiamo un linguaggio comune. Attenzione a non studiare la psichiatria nel DSM. La psichiatria non si studia affatto nel manuale diagnostico e statistico. È un sistema utile,
per un linguaggio comune, un linguaggio condiviso, certamente. È un sistema utile per le diagnosi ospedaliere, per le diagnosi categoriali, per avere una condivisione. Però in realtà non è lì che si impara la clinica psichiatrica, la psichiatria clinica, nemmeno più assoluto. Lo stesso vale per l'ICD, però qui vedete un po' la schizofrenia dei sistemi nosografici. Fino all'ICD-9 sostanzialmente i sistemi diagnostici erano radicalmente diversi, e soltanto con il 10 e adesso poi con l'11 si è raggiunto il compimento del percorso, finalmente vi è, vicino alla diagnosi del DSM, vi è la diagnosi dell'ICD. Quindi non vi è più questa dicotomia schizofrenica fra i due sistemi categoriali. Questo quindi per parlare un po' in generale dei sistemi di classificazione, ma sul manuale diagnostico e statistico noi torneremo spesso facendo proprio riferimento alla diagnosi categoriale, ma faremo riferimento ovviamente soprattutto alla diagnosi dimensionale quando parleremo poi di trattamento. Programmi interventi preventivi, programmi per prevenzione ovviamente sono importanti, prevenzione primaria, prevenzione secondaria e terziaria. Beh, è ovvio che la prevenzione genetica non è neanche vagamente pensabile. E allora che cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare? Individuare i fattori di rischio, da un lato, e ultimamente la grande valorizzazione dei fattori protettivi, ma anche delle risorse dell'individuo. Quindi qual è il fattore di rischio per lo sviluppo di schizofrenia? Per esempio, qual è il fattore protettivo che allora a questo punto potrebbe essere aumentato per proteggere l'individuo? Quali sono i sistemi della resilienza, quelli che aiutano l'individuo a far fronte agli eventi di vita oppure alla maggiore vulnerabilità, che sia una vulnerabilità psichica, sociale, oppure che sia una vulnerabilità di tipo biologico? E poi c'è l'altro grande problema, che è quello di identificare le popolazioni sotto soglia, cioè quelle popolazioni che si presentano a rischio, sì, ma che hanno già dei sintomi in realtà e che sono sotto la soglia nosografica, appunto. Quindi non sono classificabili come malati, però hanno un disagio a livello di ansia, di depressione, oppure di sintomi psicotici o di sintomi di base. Allora da lì tantissimi sono stati i programmi. Posso citare già per esempio le popolazioni a rischio, i programmi fatti e iniziati in Australia da McGorry, che tendeva a isolare i soggetti a rischio di psicosi e quindi a ipotizzare un intervento precoce in questi ambiti, cosa ha risultato efficace. Lo stesso ha fatto McGlashan negli Stati Uniti, ha fatto in Norvegia il famoso studio TIPS, è stato il primo in Norvegia a partire, e poi in Italia lo studio di 2000 del professor Cocchi e della professoressa Meneghelli a Milano. Cioè sono interventi diagnostico-preventivi, perché permettono, attraverso una sensibilizzazione della popolazione generale, di identificare i sintomi di rischio, dei soggetti a rischio, e poi in un secondo tempo permettono un intervento che a questo punto si caratterizza come un intervento preventivo oltre che protettivo. Il problema dove sta? Sta nei costi. Questi sono studi importanti ma che richiedono molto materiale umano, mi riferisco a noi psichiatri, psicologi, medici, quindi richiedono molte spese e poi richiedono anche molte spese a livello di intervento. Devo dire che con buon risultato, buoni risultati che talvolta non sono duraturi, ma non sono duraturi anche perché gli interventi non possono durare a lungo, ma non possono durare a lungo per motivi fondamentalmente di spese. Quindi i punti chiave sono identificazione dei soggetti a rischio, educazione dei membri della società, avete detto una parola molto semplice, famiglia, gli educatori, la scuola in primis, le varie associazioni che possono aiutare i soggetti e poi ovviamente la ricerca e lo sviluppo. La ricerca e lo sviluppo sono fondamentali. Investire nella ricerca per uno Stato è fondamentale perché risparmiare sulla ricerca è veramente un'opera di una cecità assoluta. Significa come se noi risparmiassimo a novembre il costo dei semi del grano e non andassimo quindi
a piantare questi semi e poi che cosa raccogliamo in primavera o a giugno? Niente. Ecco, uno Stato che non investa nella ricerca è uno Stato di questo tipo. Francamente, non ho commenti su questo. Stummer wie